Oh, decisamente meglio. Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una recensione che aspettavate in tanti, soprattutto se siete qui dopo aver visto la recensione di Ed Speed MP, che sapete non avermi convinto abbastanza. Ci troviamo qui oggi dunque per parlare di lei. Benvenuti infatti nella recensione completa di Ed Speed Pro 2024. Alla fine della recensione di Ed Speed MP si concludeva con me che dicevo di voler provare al più presto possibile Ed Speed Pro, nella speranza che il peso maggiorato potesse andare a colmare alcune delle lacune che avevo trovato al modello MP, e meno male che ho avuto questa intuizione. Provare Ed Speed Pro mi ha dato le sensazioni che ho avuto quando ho provato Ed Boom Pro dopo aver recensito Ed Boom MP, che tra l'altro per me non fu una recensione facile per motivi molto simili a quelli di Ed Speed MP, tra l'altro. E quando provai Ed Boom Pro feci un sospiro di sollievo che mi fece dire: meno male, abbiamo trovato la vera Boom. E durante i test di Ed Speed Pro ho pensato un po' la stessa cosa. Anche lei quindi non la definirei una recensione facile, non perché questa racchetta non mi sia piaciuta, infatti come vedremo questa racchetta mi è piaciuta parecchio, ma perché devo provare a parlare di lei in maniera distaccata, non facendomi influenzare dal nome e pensando solamente che lei è effettivamente una buona racchetta, lontanissima dal concetto di speed alla quale siamo abituati, ma oggettivamente una buona racchetta. Sul design andiamo veloci perché ovviamente è identico a quello di Ed Speed MP, che come ho già detto comincio a trovare un po' ripetitivo. Secondo me, dopo tanti anni di minimalismo, è il caso di cominciare ad azzardare un pochettino di nuovo col design delle racchette. Poi sicuramente ci stancheremo magari dei design eccentrici e vorremmo tornare a qualcosa di più sobrio, perché si sa, la moda come design è un qualcosa di ciclico. Cambiano chiaramente i dati, infatti Ed Speed Pro ha un peso di 310 grammi, un piatto corde 100 con schema corde 1820 che però, come vedremo, si comporta come un 1619. Un bilanciamento di 31 cm, un valore di rigidità, come abbiamo detto, molto basso, infatti di 60 punti in RA, e un notevole valore di inerzia che è di 330 punti. Come dicevo, questa racchetta ha un peso di 310 grammi, ma sono 310 grammi davvero gradevoli per il braccio. Le stesse parole che dissi nella recensione di Ed Boom Pro: 310 grammi che non pesano tantissimo su un braccio allenato e che vanno a controbilanciare una serie di situazioni. Quello che avevo criticato a Ed Speed MP era che 60 punti di rigidità in una racchetta che pesa 300 grammi, secondo me, erano davvero troppo pochi. E questo portava una racchetta con un'uscita di pala davvero troppo trattenuta, cosa che invece era il punto di forza di Ed Speed MP. In Ed Speed Pro invece le cose cambiano perché questi 10 grammi in più donano molta più vitalità alla racchetta, la rendono una racchetta davvero molto interessante. Come dicevo all'inizio del video, devo provare a parlare di lei pensando che sia totalmente un nuovo modello. E la verità è che lei è effettivamente un modello totalmente nuovo. Ed secondo me sta allontanando Speed dal concetto di ibrida, perché lei di ibrido secondo me ha ben poco. Lei è molto più una classica che una ibrida, col suo peso, la sua rigidità si avvicina molto di più al mondo delle classiche che delle ibride. Infatti lei, come molte classiche, ha come modello di riferimento la versione più pesante, esattamente come capita per Prestige, per Percept o per Dunlop CX200. Lei tra l'altro mi ricorda molto Dunlop CX200, una racchetta classica che però, grazie alle sue caratteristiche, riesce a rivolgersi a un pubblico un po' più ampio. Proprio per questo parliamo di come si comporta in campo, come al solito cominciamo dei colpi a rimbalzo e nello specifico dei colpi con rotazione in spin. Infatti lei secondo me ha davvero un ottimo spin. Come dicevo, questo piatto corde 1820 si comporta molto come un 1619. Lei genera davvero uno spin di qualità, non tanto in termini di RPM, ma in termini di pesantezza di palla. La pesantezza di palla che genera Ed Speed Pro è davvero di alto livello. E questa cosa l'ho notata fin da subito, fin dal palleggio. Poi ovviamente giocandoci ne ho avuto la conferma, mi è piaciuto un sacco muovere la palla da fondo campo in maniera difensiva, ma anche sfruttare il suo spin pesante per muovere l'avversario là dentro il campo. Insomma, è uno spin di qualità che si può utilizzare sia dal punto di vista difensivo, ma anche dal punto di vista offensivo. Davvero una racchetta che lo spin lo sa fare. Thank you.
Anche i colpi piatti li ho trovati molto qualitativi, non estremamente potenti ma molto precisi. Diciamo che a volte non li ho trovati risolutivi, mi sarebbe piaciuto un pochettino di esplosività in più. Ma è pur vero che alcuni colpi piatti che ho giocato a tutto braccio con lei, magari con una racchetta meno sensibile, non sarebbero rimasti in campo. Ed a proposito di sensibilità, il back, che è stata una delle poche cose che ho salvato di SpeedMP, qui l'ho trovato ancora meglio perché aggiunge ancora più pesantezza di palla. In un colpo che oltre a essere molto tagliente e preciso, è anche molto difficile da alzare da terra per via appunto della sua pesantezza. Nei tocchi e nelle volée fa il suo dovere, però a rete l'ho trovata più capace di Head Speed MP perché, essendo più pesante, a rete bala di meno e si riesce a imprimere più inerzia sulla palla. Anche nelle giocate è capace. Non è la racchetta più sensibile che io abbia mai provato, però lei sicuramente è capace di muovere la palla anche di fioretto. Il servizio è stato un vero e proprio sospiro di sollievo. Con lei ho ritrovato delle buone sensazioni, sensazioni che avevo perso nei test di Head Speed MP. Lei al servizio è una racchetta davvero completa, anzi, vi dirò di più, lei mi ha stimolato tanto a variare al servizio e non cercare sempre la botta piatta, perché lei sia nel kick che nello slice è una racchetta davvero molto capace. Esattamente per come ho detto nei colpi a rimbalzo, lei è capace, lei sa generare un servizio piatto potente, ma sicuramente il servizio piatto ve lo ricorderete più che altro per la sua precisione che per la sua potenza.
D'altronde, come ho detto tante volte in questo video, scordiamoci l'esplosività a cui ci ha abituati Speed. Quindi, nonostante io abbia apprezzato molto Ed Speed Pro, mi manca un sacco l'esplosività e la potenza facile degli scorsi modelli. Quello che dovrà essere brava Ed a far capire è che è finita l'era delle Speed per come le conoscevamo. Ed Speed ormai tende ad essere una racchetta classica più che un'ibrida. Penso che il suo posto verrà preso totalmente da Boom. Boom probabilmente sarà la Ed ibrida di riferimento, mentre Speed verrà accorpata al mondo delle classiche. Il problema, sapete qual è? Che questo sarà un percorso lungo e tortuoso perché la gente è abituata a vedere Speed come un determinato tipo di modello. E adesso dovrà vedere Speed sotto un'altra veste e non sarà affatto facile perché Ed di Speed ne vende milioni e milioni, sicuramente anche per via di Djokovic, ma non ho i dati, ma credo che Ed Speed sia la racchetta più venduta in casa Ed. È come se domani Babolat si sveglia e decide di stravolgere Pure Drive. E tutte le persone che sono sempre passate da un modello all'altro senza pensarci su, si ritrovano tra le mani una racchetta alla quale in realtà non sono abituati. Quindi non sarà facile affatto. Ed dovrà fare un'opera di comunicazione mica da poco se non vuole essere invasa dalle polemiche. Anche perché ormai queste nuove Speed cominciano a circolare appunto fra le persone, fra i circoli, e io sto cominciando a captare i primi feedback e dicono tutti la stessa cosa: questa racchetta non c'entra nulla con quella di prima. In più sorge un altro problema: Ed Speed MP, Ed Speed è stata sempre una racchetta popolare, ma popolare nel senso vero del termine, anche per il suo peso di 300 grammi. Adesso che la Speed vera è la Pro, non è che tutti i giocatori di livello medio hanno delle capacità e abilità tennistiche e fisiche per poter giostrare una racchetta col peso di 310 grammi. Perché adesso, se vuoi una Speed che spinge, devi prendere lei, ma forse lei per te è una racchetta troppo avanzata. Insomma, davvero un casino. Forse Ed vuole che già gli agonisti di medio livello giochino con le versioni pro. Staremo a vedere, ma solo il tempo ci darà una risposta. Volendo concludere questo video, lei è una racchetta che in realtà mi è piaciuta molto. Lo ripeto per la miliardesima volta: lei per me non è una Speed, per me lei è totalmente un altro modello. E se lo vedo come un altro modello, penso che in realtà mi è piaciuta davvero tanto. Ha una pesantezza di pala davvero interessante, colpi piatti molto buoni, precisi e controllati, e tanta varietà al servizio. Insomma, Ed sta aprendo una nuova era con Speed e noi non possiamo fare altro che abituarci. Se siete interessati all'acquisto di questa racchetta, ovviamente qui sotto in descrizione troverete il link con annesso codice sconto. E se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere attraverso un like, un commento qui sotto. Ovviamente, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, che per me è molto importante. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi e invitarvi, come sempre, ad un prossimo video, sempre qui su Ragazzi TV.